Ciao! Grazie ai nostri video risparmi già molti soldi ogni anno. Risparmia anche sulle parti di ricambio della tua auto. Comprali sull'app Mr. Auto. La spedizione è gratuita. Trovi le lampadine Bolk usate in questo video solo sul sito Mr. Auto e nel link nella descrizione. Spegni l'auto e tira il freno a mano. Per far durare di più le lampadine, ti consigliamo di non toccare mai il vetro con le dita, o se lo fai, di pulirlo bene con carta assorbente prima di rimetterle a posto. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Potrai adesso accedere alle lampadine dei fari. Per sostituire la lampadina degli anabbaglianti, degli abbaglianti e delle luci di posizione, rimuovi l'otturatore. Rimuovi il connettore elettrico della lampadina tirandolo per la sua parte nera e non sui fili. Per rimuovere la lampadina bisogna spingere e contemporaneamente tirare verso l'alto la linguetta di sostegno per liberarla dai supporti. Poi stacca la lampadina. Ciao, se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale. Prendi la nuova lampadina. Quando rimonti la lampadina, devi stare attento al suo senso. Trova i connettori a prova di errore. Posiziona la lampadina nel suo supporto e poi spingi in giù il sostegno. Infine, blocca la lampadina con la linguetta. Riattacca il connettore. Per sostituire la lampadina delle luci di posizione, afferra il connettore di alimentazione nero e tiralo con dei piccoli movimenti oscillatori. In tal modo potrai estrarre la lampadina dal suo alloggio. Per estrarre la lampadina, basta tirarla. Prendi la nuova lampadina. Rimetti la lampadina nuova nella copertura e inserisci il tutto nel faro. Rimetti a posto la copertura. Per sostituire la lampadina degli indicatori di direzione, afferra il supporto della lampadina e ruotalo in senso antiorario. Il tutto dovrebbe uscire molto facilmente. Per togliere la lampadina, spingila e gira di un quarto di giro. Prendi la nuova lampadina. Per rimontarla, ripeti l'operazione in ordine inverso. Operazione conclusa. Puoi sostenerci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Sarebbe fantastico!